Quadrada e ci troviamo all'interno della rubrica Digital Marketing di Digital Coach. Oggi con noi c'è Alberto Raselli, Digital Marketing Manager in Bauli. Ciao Alberto. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ecco, con Alberto andremo appunto a toccare i punti principali di qual è la sua attività in Bauli. Alberto, quanto è importante la componente di marketing digitale in un'azienda appunto storica come Bauli? Dunque, grazie per la domanda. Diciamo che faccio una piccola premessa, nel senso che spesso quando mi trovo a fare presentazioni interne o altro comincio sempre dicendo che secondo me o comunque insomma secondo il trend che sto vedendo il digital marketing di fatto non esiste o non esiste più. Ci stiamo avvicinando sempre di più ad un mondo che, come sapete benissimo, è iperconnesso, siamo sempre attaccati al cellulare e quant'altro, e quindi il vero ruolo del digital marketing è fare marketing in un mondo che sta diventando digitale di suo. Per questo, quelle che sono un po' le convenzioni aziendali per cui identifichiamo spesso i nostri consumatori, shopper, utenti, a seconda del canale col quale stiamo entrando in contatto con loro, in realtà dovrebbe trasformarsi in un discorso più centrato sulle persone. È sempre la stessa persona che assume diversi ruoli nei confronti dell'azienda, ma durante la giornata, insomma, può seguire un filo logico, comunque un racconto che la marca può fare. Quindi diciamo che per Bauli, anche se ad essere onesti siamo rispetto ad altri settori, ad altri mercati, mi vengono in mente il mondo automotive piuttosto che tutto quello che è il servizio online, le assicurazioni e quant'altro, il digital marketing è un pochettino più distante dall'atto d'acquisto vero e proprio, rimane per noi uno strumento fondamentale per riuscire a comprendere meglio quelle che sono le aspettative di quelle stesse persone che citavo prima e costruire una serie di contenuti piuttosto che strategie di comunicazione vera e propria che vadano a rispondere a queste esigenze per alimentare quello che è un dialogo con la marca e l'affetto nei confronti dei nostri prodotti e delle nostre marche a livello di gruppo. Certo. Misurare una necessità sempre più vitale nelle attività di digital marketing. Quali sono i parametri principali da monitorare? Dunque, dipende ovviamente molto dalla tipologia di progetto che si vuole portare avanti. Ci sono fasi nella vita di una marca o di un prodotto in cui è molto importante, diciamo, la visibilità pura. In quel caso andiamo a misurare tutto quello che può essere la visualizzazione di video piuttosto che la reach organica o a pagamento a seconda dell'investimento media sui canali social, piuttosto che il numero di condivisioni con il nostro contenuto generato per arrivare a più persone. Quando invece il progetto, o comunque l'obiettivo principale, è più legato al coinvolgimento delle persone stesse, a quel punto andiamo a tarare un po' le misurazioni su quello che è la reazione a una nostra attività. Potrebbe essere la partecipazione a un concorso online, piuttosto che l'utilizzo di un buono sconto digitale, piuttosto che ancora il caricamento di contenuti foto con hashtag proprietari della marca. Ecco, appunto, rimanendo nel campo dei social, come si sta evolvendo il rapporto con i consumatori e come questi canali hanno contribuito al cambiamento nel vostro caso? Dunque, su questo voglio dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'affetto che le persone dimostrano nei confronti dei nostri prodotti e delle nostre marche. Quando abbiamo iniziato questa, diciamo, rigenerazione della presenza online e quindi anche social dei vari marchi, abbiamo deciso in un qualche modo di così partire da quelle presenze social di cui non si poteva fare a meno. E intendo fisicamente non fare a meno, nel senso tale, nonostante noi non avessimo un accadimento in cui è partita la campagna TV e abbiamo iniziato a creare un piano editoriale principalmente su Facebook, le persone ci hanno citato talmente tanto su Twitter che siamo entrati in trend topic e quindi abbiamo dovuto aprire un canale Twitter. Quindi questo affetto in un qualche modo da un lato ci alimenta a livello proprio di credibilità e di visibilità interna nel poter costruire progetti sempre più interessanti e dall'altro ovviamente diventa un tassello fondamentale nella strategia di comunicazione che non può più fare a meno di questi canali. È stato fatto anche un grande lavoro a livello d'azienda, nel senso che spesso i canali social vengono visti come una sorta di minaccia, perché comunque sono un fianco aperto verso l'esterno, un altro posto dove le persone vogliono parlare direttamente con l'azienda. Devo dire che da questo punto di vista c'è stata una collaborazione veramente profonda da parte dei team di servizio consumatore, ricerca e sviluppo e quant'altro, per cui stiamo riuscendo a rispondere in tempi ragionevoli anche alle domande un pochettino più spinose o comunque più critiche che possono arrivarci. Bauli è un'azienda storica italiana. Come si è avvicinata nel tempo al digital marketing?
È vero, nel senso che comunque insomma le pubblicità TV di Bauli penso abbiano fatto la storia per tanti, sia nel Natale che in altri momenti dell'anno. Si è avvicinata perché in un qualche modo ci si è resi conto che così l'approccio di campagna, per cui c'è un momento di picco di comunicazione, ma al termine di questo momento vado di fatto a spegnere tutto e ci si scrive dalla prossima volta, non poteva più funzionare in un mondo che sta evolvendo molto rapidamente. E quindi ci siamo resi conto che in un qualche modo i nostri prodotti entrano nelle case di milioni di italiani tutti i giorni e questi stessi italiani si aspettano di trovarci in maniera continuativa anche su quei canali più di uso comune per loro. Di conseguenza, da questa esigenza lato persone abbiamo iniziato a costruire internamente un po' di competenze e un po' di progetti per essere presenti con quello che secondo noi, insomma, speriamo sia il contenuto giusto, nel canale giusto, nel momento giusto in cui può servire alle persone. Nei prossimi anni, a tuo avviso, quali saranno le figure professionali più importanti in un'attività di digital marketing? Ma allora, diciamo che sono in tanti a parlare di tutto il tema dei big data, dove la mia visione sul big data è una visione un pochettino più legata all'altra nomenclatura che si usa, quindi lo smart data, ovvero tutto quell'ecosistema di informazioni che il mondo digital può mettere a disposizione, ma che poi ovviamente devono essere filtrate, capite e in un qualche modo trasformate in un valore aggiunto per l'azienda. Quindi sicuramente una delle figure professionali che avrà, a mio parere, spazio e visibilità nei prossimi anni, è appunto questa figura di interprete di quello che la rete può dire e può fornire a livello di informazioni, trasformandole in qualcosa di concreto e tangibile per le aziende. L'altro tema è sicuramente il mondo che si collega un pochettino a questo del DMP o comunque dell'acquisto via programmatica di tutto quello che è media. Perché insomma stiamo vedendo che di fatto la televisione piano piano si sta avvicinando a un contesto sempre più simile al digital e quindi il media manager del futuro immagino dovrà lavorare senza una clusterizzazione per canale, ma di fatto sapendo che dall'altra parte di uno schermo, qualunque esso sia, ci sarà una persona ben definita con cui puoi instaurare un colloquio, un dialogo one to one, o comunque insomma quella è un po' l'aspettativa. Certo, tu prima hai parlato di Natale, diciamo che Bauli da sempre è sinonimo di Natale. Che strategie avete utilizzato in questo Natale 2015? C'è stata una sorta di rivoluzione interna nell'azienda dal punto di vista digitale? Sì, allora diciamo che Bauli nel tempo è sempre stata in un qualche modo attiva sul digital, però aveva appunto questa visione di campagna, di conseguenza nel momento in cui terminava poi il momento ricorrenza o il momento diciamo di picco per il supporto dei nostri prodotti, si andava un po' a spegnere fino alla prossima ricorrenza, al prossimo momento importante. Quest'anno abbiamo cercato di garantire a Bauli diciamo un Natale anche digital degno di Bauli. Quindi tutti i nostri colleghi hanno fatto un ottimo lavoro per quello che riguarda la campagna TV e la pianificazione media, insomma, penso che ognuno di noi l'abbia vista, la campagna di quest'anno. Lato digital è stata la prima volta in cui abbiamo iniziato intanto a costruire dei contenuti ad hoc per il digital, quindi non abbiamo in un qualche modo proiettato online esattamente lo stesso video, ma abbiamo costruito appunto dei video partendo da quel contenuto che avevamo a disposizione. E poi abbiamo strutturato una presenza su diversi canali, in modo che se la TV in un qualche modo raccontava la magia del Natale, tutto quello che avveniva online usava come punto d'ingresso la stessa magia, ma in un qualche modo doveva portare alla giustificazione a livello di qualità, a livello di arte pasticcera, a livello di selezione degli ingredienti, che giustificasse il motivo per cui i prodotti Bauli sono in grado di accendere quella magia nel periodo di Natale. Quindi abbiamo in un qualche modo costruito un piano editoriale molto ricco per tutti i nostri canali social, abbiamo portato avanti un progetto speciale con Giallo Zafferano per cui eravamo lo sponsor di tutti i dolci del Natale e abbiamo messo in piedi un concorso con cui le persone potevano augurare Buon Natale in stile Bauli a chi volevano sui social. E devo dire che appunto al di là del tema Twitter che siamo stati costretti ad aprire il canale, i risultati sono stati veramente positivi, soprattutto in termini di reazioni. Abbiamo registrato un qualcosa come il 99% di commenti positivi, di cui un 40% di super entusiasti della marca, della canzoncina, dello spot, dei prodotti e di quant'altro. Quindi bene. Bene, infatti, grazie Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi e speriamo di averti presto ancora come nostro ospite. Molto volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.